Due gare di bike estremo tra i parchi della Calabria, dalla Sila al Pollino, passando per la Costa degli Dei, 10 atleti esploratori giunti da tutta Italia si contenderanno la gara internazionale. L'itinerario ripercorre i luoghi attraversati nei primi del Novecento da Norman Douglas, celebre autore del romanzo Old Calabria, Carenzano. Una visione di pace queste stupende montagne che sembrano fondersi al tramonto. Sono alcune delle parole scritte da Norman Douglas nel suo Old Calabria, l'opera più amata del viaggiatore, scritta tra il 1907 e il 1911. A distanza di oltre un secolo, le sensazioni, guardando alture, discese, riserve naturali, filari di alberi che si inseguono, non cambiano. Sensazioni sulle quali ha puntato Giuseppe Guzzo, promotore della Norman Douglas Ultra Trail, che tra quelle montagne, in un percorso che va dalla Sila al Pollino, passando per le Valli Cupe, la Costa degli Dei e le meraviglie della Calabria, ha voluto portare atleti esploratori. Meglio della Calabria dall'interno perché la Calabria è bella, la Calabria è sicura, la Calabria è guardia, la Calabria da scoprire. Si passerà da Rovale, si toccherà Ciricilla, passando dall'Aurica, la nostra perla del Mediterraneo che già Norman Douglas citò nei suoi scritti come Lucerna. Un viaggio estremo sulla bike, si parte con il necessario e poi un'emozionante avventura che dura 1144 km. Che mi servono per sopportare più giorni. L'acqua e i viveri. L'acqua e i viveri sono nello zaino. Il GPS fondamentale. GPS, tutta roba elettronica, sono qua tutta a portata di mano in caso succedesse qualcosa, che appunto 1100 km con capitale. Sport estremo. Sempre. Una foresta vergine mai sfiorata da mano umana, scriveva Douglas, a rappresentare il punto di contatto tra i viaggiatori del passato e quelli del presente.